Un premio speciale ai decani e cerimonia d'ingresso per i nuovi farmacisti entrati a far parte della grande famiglia dell'Ordine Professionale di Catanzaro. Una giornata dedicata alla professione medica, quella organizzata in collaborazione con la Federfarma Catanzaro e la Fondazione Il Caduceo, che hanno chiamato a raccolta i farmacisti di tutta la provincia. Consegniamo ai maestri della professione, che ha fatto 40 anni di iscrizione all'Ordine, la medaglia d'oro, e ai giovani farmacisti che danno delle conoscenze fresche, sia tecnologiche che professionali, e l'ingresso all'Ordine Provinciale dei Farmacisti. La Presidente dell'Ordine si è soffermata sul ruolo del farmacista. In fondo quella del farmacista è un po' una missione che sta nei piccoli paesi come nelle grandi città a disposizione di chi non sta bene o tutti quelli che hanno bisogno della farmacia. La farmacia ha un ruolo sociale molto importante, è il primo presidio dello Stato, è il primo presidio del sistema sanitario nazionale. E poi è stata affrontata la questione relativa alla mancanza in Calabria dei ricettari rossi, quelli per le prescrizioni rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale e che ha creato non pochi problemi all'utenza. Credo che abbiamo risolto il problema, i ricettari sono arrivati giovedì. Giovedì siamo stati ricevuti come Federfarma Calabria dall'ingegnere Scura. Abbiamo ancora una volta noi dato la nostra disponibilità per quanto riguarda la ricetta elettronica. Aspettiamo che i medici firmano l'accordo con la Regione Calabria. Cristina Iannuzzi per la CNews 24.